Buongiorno ragazzacci miei e bentornati sul mio canale Dalle Stalle alle Stelle. Oggi da Bucarest, ragazzi, ho portato la macchina a fare il tagliando e eccoci qua, giornata piovosa, il signorotto sempre a pulire, non è quello delle pulizie, non ce ne frega niente, eccolo. Ah no, pensavo che fosse quell'altro, l'amico mio. Ora viene e facciamo un bel trasloco che se ne sta andando in Italia, vedete? Mo per esempio ci stanno quelli che vanno in Italia e quelli che vengono dall'Italia. Mo ognuno c'ha la sua, no? Vedete? Quindi è una cosa, insomma, soggettiva di rimanere qui o andare in Italia o venire dall'Italia qui, anche perché tutto bello, tutto figo quando parlo io, ma non è facile. Cioè, qua il discorso di venire qui a Bucarest, così vi spiego anche un po' sta cosa, è quella di tanto venire con un lavoro, ok? Ambientarsi, imparare la lingua, imparare, conoscere la gente, conoscere, vedere come funziona, dopo uno si trasferisce, perché tanti magari mi scrivono, mi commentano, ma non è così, c'è la povertà, si guadagna 300 euro al mese, quello che è, ed è vero, cioè comunque sia, il rumeno quello guadagna, è difficile viverci, per quello magari certi dicono, così e via dicendo, no? Se c'hai soldi, è ovvio, pure in Italia dici se c'hai soldi, però in Italia mentre c'hai soldi ed è pericoloso e ci stanno le buche per le strade, e io parlo, vabbè, Roma perché sono di Roma, e via dicendo, qual è la differenza? Che qui c'è meno gente, meno, quindi meno criminalità, meno le strade, appunto, siccome è una nazione in via di sviluppo, stanno le strade tutte rifatte nuove, non è che le riattoppano. E questo, poi nei paesini sì, c'è la povertà, è vero, però in generale come diciamo nazione, qui sta tutto in crescita, tutto in evoluzione e in costruzione. In Italia è tutto fermo, cioè non rinnovano manco quello che c'era. Va bene, adesso aspettiamo sta amichetto. Oggi giornata piovosa, brutta, però comunque sia, si sta benissimo, non è quel freddo cattivo. Il caffè non me lo prendo qua perché fa schifo, ho due, prima era pure buono, mo sono tornato, mi hanno detto che la macchinetta lo sta facendo schifoso il caffè. Va bene? Dai, ci vediamo dopo, allora vediamo come montiamo i pezzi, smontiamo e via dicendo, ciao. Ecco, pioggia, quindi aiutiamo un po' l'amichetto mio e poi si va al lavoro. Oggi andiamo, facciamo un video breve e vediamo quanto costa l'assicurazione per la Touran, Così almeno facciamo un po' l'assicurazione. Che siamo alla fila, aspettiamo un attimo. Allora, sono uscito dall'assicurazione e sono le ore 11:30 e mi ha detto la signora, se vengo entro le ore 2 e le ore 4 mi fa tipo lo sconto, oppure domani dalle ore 8 di mattina alle 10 di mattina. Pare che le agenzie lì, le compagnie, entro quelle ore ti fanno il prezzo, cioè ci stanno più compagnie invece di 3, sono 10, 20 e ti fanno il prezzo più buono, ma non lo so, vediamo un attimo che prezzo ci fanno più buono, così ragioniamo, va bene? Dai ragazzi, andiamo a casa al lavoro, ci vediamo dopo. Allora, sono venuto il giorno dopo la mattina, sono le 8:30, a fare l'assicurazione. Claudie, la ragazza che faceva l'assicurazione, quella lì non c'era, ce n'è una nuova, quindi niente, non ho potuto fartela salutare. Comunque ragazzacci miei, ho fatto l'assicurazione per un anno. Sapete che c'è stata quella cosa, una compagnia che ha dato fallimento, quindi si è aumentate le assicurazioni. E allora ecco qua che ho rifatto l'assicurazione scontata alla modica cifra, ragazzi miei, di 1078 lei, equivalenti a 200 euro, ok? Mo ditemi voi se tanto, se poco. Per me comunque è sempre una cosa accettabile. Ovvio, per gli stipendi rumeni è un botto. Se guadagna 1700 lei al mese, o 1900, ne spende 1000 quasi 100 per l'assicurazione, ovvio che tanto, no? Quindi questo. Va bene ragazzi, io adesso vado ad aiutare l'amico mio un'altra volta a fare questo trasloco, perché appunto parte,
e andiamo a lavorare, ok? Oggi si sta bene, alla fine non c'è vento, tranquilli, bellissimo, ok? Questa è la situazione con il Covid in Romania. Vedete? Questo è col Covid, regà, che ve devo dire? Siamo lunedì, non ci staranno i morti, però è proprio un terrorismo mediatico quello che fanno. Allora, un conto è gli ospedali stanno al collasso, cioè un conto è dire gli ospedali stanno al collasso, 41 persone, non ci stanno posti per i morti, ci stanno 41 persone fuori, un conto è dire su 20 milioni di popolazione 41 persone sono morte, erano pure tutti sopra gli 80 anni e ci hanno avuto altre malattie, insomma, ok? Un conto invece che dire fare il terrorismo mediatico, oddio, 40 morti, l'ospedale sta a crollare perché non ce la fa più. Andiamo un attimo lì, famo della piedi, se vedo ho chiamato quando sa che sta a dormire. E quindi questa è la situazione. E qua come potete vedere tutti che vanno al lavoro. E la situazione è tranquilla, no? Non è come dicono loro. Niente, mi ha interrotto che mi stava a chiamare. Che bella giornata, eccoci qua. Che spettacolo, ragazzi. Stiamo proprio al top, stiamo. Le strade senza una buca, porco due. Oh. Ma tutte così, eh? Bello, bello. Bello, bello. Mo vediamo. Ah, ecco là. Già, tanto per cambiare, eh. Cioè, ma io dico, che cazzo di senso c'ha pulire lì dietro, no? Cioè, lì, a quell'angoletto dove non ci sta nessuno, e questa signora mi sa che qui del palazzo che coraccia pulisce tutto. Ma così è una vostra? Sarumuna dentro TV italianesca, no? Io faccio alle adic interviste lume, no? Ci accuma si spune in Roma, in Italia si spune che in Romania sono a tet morti di Covid, che non sono locuri la mormentare, da? Le state verate? No. Unde che io non vedo lume ingroppata, che a quello scrive lume ingroppata per strada. No, cosa che è per strada? No, no, che mi tira io. Ah, c'è scritto. Unde? La, in Italia per la Repubblica, per Stiri. Per Stiri in Italia si ci spune? Ci asiste l'ospitale, a quello che non ha un luogo, morto 8 persone, ma non sono fatte di molto comparazze di tua pazzara. No. Non si legge? In Germania è mai. In Germania è mai molto, Ma dici si c'è il terrorismo mediatico fa in Italia, che lume non si viene in Romania, non si legge così? C'è quello di Siri che lume la mormonteresca strasi, a già. C'è già, come si dice, dovada? E ci domna vostra dice che non è lascia, mentre che lume se pare in Italia se crede della stirica ic morto per strada. Morte. Non si legge ci pare sta muore. Da, normale. Basta, ci io amo a futbola, ci tutti, ci hanno trecut, ci bunici me. Da, come spugnei se pare che se non stiu c'è, non si legge ci sì? Bene, molto messo rumore. Perché? Sei vaccinato? Sono vaccinato? No, am green pass, am anticorpi alle pentru che am avut Covid. Ci am carta verde pentru 6 luni. Mm-hmm. Înțelegeți? Mm-hmm. Dumneavoastră s-a vaccinat? Da. Brava, da. Quindi la signora si è pure vaccinata, e questa è la situazione. Ok? Bene, sanatate, la rivedere. Andiamo, va. Ma mette l'assicurazione in macchina che qua. Se no. Quindi alla fine puoi uscire fuori, tranquillo, fai, capito? Non c'hai questo problema. Cioè la gente, eccola, cioè, tutti che funzionano, quelli che puliscono, cazzo, guarda come va. In due, porco due, allucinante. Vabbè, mettiamo assicurazione in macchina. Allora, comunque, per fare un confronto che comunque ci sta. L'anno scorso pagavo 609 lei, vabbè, 140 euro, 609 lei. Quest'anno pago 1078 lei, quindi sono comunque un 40% in più, che non è poco, sinceramente, eh. Ok, 200 euro non so tante, ma in confronto a 140 era meglio, no? Sì. Allora, traslochiamo qui,
Come avete visto, la maggior parte delle cose l'ha messa lui. Vabbè, le cose più grandi gli aiuto io. Al grande Giorgetto, eh? Dai, eh? Che dici? Buongiorno, Buongiorno. Se buongiorno, trasloghiamo che in Italia, avanti. c'è chi se ne va in Italia e chi viene in Romania. Questo è, ok? Dai, eh? Vabbè, fatemi lavorare, che sennò qua si incazza il boss. Allora, qua un po' di roba l'abbiamo portato, già il divano e il divano letto. Ora stiamo a portare altre cose. Pure da qua l'abbiamo portata via ed ecco mo, vedete, abbiamo aperto qui e stiamo posando tutta la roba. La roba è lì che carica, tiè, stanno a caricare e niente, questa è ragazzi, quindi oggi il trasloco Romania-Italia. Dai, grandi, che lavoratori, vai! Allora, siamo quasi pieni ragazzi, non ce la facciamo ovviamente a caricare tutto, quindi bisognerà fare un altro giro e niente, mo ecco la situazione qui, stiamo traslocando, poi se qualcuno volesse qua l'appartamento da affittare 40 metri quadri, 37, penso 280 euro al mese, eh? Questa. Bene, quindi questo, qui c'è la camera da letto della proprietaria e qui ragazzi ci abbiamo il bagno, ecco qua, così almeno se lo volete fittare, questa è ok, con la finestrella e tutto quanto. Vai, continuiamo. Niente, sti sacchi qua non c'entrano, li dobbiamo prendere. Questo è il divano letto che rimarrà qui per chi fitterà l'appartamento e bisognerà prendere queste altre scale. E la cucina ovviamente rimane, qui c'è il frigo, la lavatrice e il gas, insomma, la cosa. Va bene? Ci sto facendo vedere Giorgio per qualcuno che vuole fittare, 280 euro al mese, l'appartamento a Bucarest. Quanti metri quadri, Gio, scusami? 40. Disponibile da subito, ovviamente il video lo caricherò giorni successivi, però questo 40 metri quadri a Bucarest, top ragazzi, tranquilli al piano terra. Tiè. Come uscite, ci avete subito l'aria fresca. Meglio di così non si può. Tutti alberelli, pulito. Vi faccio vedere pure in che zona siamo. A 7 minuti dalla metro, lì c'è, scusate, dal tram. E qua questa è la zona, va bene? E niente, dai, Eva, andiamo a lavorare. Ok ragazzi, alla fine è entrato tutto, abbiamo svuotato anche qui, questo materasso come abbiamo detto rimane per i nuovi coinquilini e qua abbiamo levato tutto e niente, dai, mo se ne andiamo a casa, iniziamo a lavorare, va bene? Raga, tutto sotto controllo, alla Tutto fine tutto caricato. caricato, a posto, stiamo in tempo, adesso andiamo a casuccia, ci rilassiamo. Ecco, scuola guida, gli si è spenta la macchina, poverina. Vai ragazzuola, vai, tranquilla, non gli suonate. Tutti fermi, vedete, tutti che aspettano e lei piano piano, a passo d'uomo, prenderà la patente. Vai, in bocca al lupo. Quindi dicevamo, regà, andiamo a casuccia e se rilassiamo bene bene, se mettiamo le pantofoline con i calzoncini corti, tranquilli. Che si respira e niente, se famo casomai un caffettino, prepariamo il pranzo nel frattempo e andiamo a lavorare con FIFA e con le rotture dei coglioni che ci rompono con i draft e con i FIFA points e con gli hacked account e tutta sta roba qua, va bene regà? Dai, intanto là stanno a pulire come degli impazziti, che è tutto bello pulito a Bucarest, situazione sotto controllo, un po' di nuvole, non c'è sta il Covid, cioè c'è sta dentro agli ospedali dove dicono è, ma la gente come vedete è molto tranquilla, cammina. Oh, porco due, certe volte mi trema la mano. Quindi ragazzacci miei, pure oggi abbiamo finito, ci vediamo al prossimo video, se vi è piaciuto bene, se no va bene lo stesso, vi mando un bacione. No, vabbè, regà, Romania style, questo è il mio nuovo outfit di oggi, eh? Quindi vi saluto così, ragazzacci miei, occhialetto nuovo, vlog nuovi. Ciao.